Buongiorno a tutti, scusatemi aspetto, ma ho l'allergia del polline, quindi sono veramente anestetizzata. Comunque, scusatemi veramente se non sono stata in questi mesi, ma ho staccato un po' da YouTube. Un po' per il lavoro, un po' perché avevamo per il cane, per stargli un po' dietro, adesso comunque c'è anche il problema dell'occhio, infatti adesso infatti ho preparato la camomilla con i dischetti, appunto, per fargli gli impacchi agli occhini. Perché appunto. Ora vediamo se riesco a farlo vedere. Ma ha un occhio veramente, veramente, veramente rosso. Ma è rosso veramente. C'è un pochino meglio in realtà, però no, guardate anche voi. Cioè, intanto come è adorabile. Comunque, Zac, fatti vedere questo. Fermo, vieni qui, amore. Questo occhietto. Fermo, fermo, fermo. Questo. Fermo. Questo occhietto qui è veramente rosso adesso. Pacchi, amore. Comunque. Adesso metto a fare i pacchini, ci vediamo dopo almeno. E poi ora vediamo un po', nel caso lo porteremo dal veterinario, perché comunque. Allora lui, scusate se esco, ma devo controllare che non si arriva il corriere, perché gli abbiamo ordinato a mangiare su internet, cioè da Altaplanet, cioè, vabbè, comunque deve venire il corriere. E stavo dicendo appunto che lo dobbiamo portare al veterinario per via di quest'altra. Tanto lo dovevamo già portare per il vaccino, diciamo, per la profilassi, che già dovevamo portarlo, anzi nemmeno, dovevamo averlo già portato ad aprile, solo che però una cosa un'altra, non siamo andati adesso. Appena giovedì, tanto riscuoto, appena riscuoto lo portiamo subito. Comunque adesso rifaccio gli impacchi e ci vediamo. Voilà, fatto l'impacco, sì, no, adesso è veramente veloce. Anche perché tanto c'è solo un occhio che è rossissimo. Tra l'altro è già un mesetto, più o meno, se non di più, che sono in fissa con Fox Crime. In realtà guardo soltanto gli stessi programmi, CSI Miami, Criminal Minds e questo programma qui, che non so se alcuni di voi lo hanno già, lo conoscono, però è questo. Non so se. Scusate per il riflesso che c'è questo qui, ma è la finestra questa. Comunque, allora, avevamo in mente anche di cambiare la cucina, nel senso. Allora vi spiego, perché siccome noi, allora facciamo così, vi punto di già verso la cucina, almeno così capite, perché se no se inquadro me non capite niente. Comunque. Scusate, sono un po' impacciata con i video, ma dopo tanto ritorno. Comunque, allora, questa è la cucina. Come avevo, sì, c'è un po' di casino, io non ci fate caso, devo rimettere a posto. Allora, come sapete, avevo già fatto l'home tour e vi avevo fatto anche video, se non mi sbaglio, cosa c'è nella mia cucina. O se non ve l'avevo fatto poi, se vi può interessare, fatemelo sapere che ve lo faccio. Comunque. Non c'è la lavastoviglie, quindi la nostra idea era di togliere la cucina da qua e metterla su questo lato. Che qua su questo lato ci sono già i cavi tutti predisposti. L'unica cosa bisognerebbe buttare giù, praticamente aprire il muro e tirarli fuori, insomma, mettere il gas, però bisogna vedere perché il gas è qua nell'angolo, quindi non so. Quindi. La cucina rimarrà così, cioè non in questa posizione, cioè rimarrà lì, solo che metteremo la cucina, la lavastoviglie, scusate, nel senso che sposteremo il forno che c'è qui,
e lo mettiamo al posto del frigo, il frigo andrà via e metteremo un altro frigo al posto dell'angoliera molto probabilmente, però adesso dobbiamo vedere. Infatti giovedì andiamo a farci fare dei preventivi per vedere un po' come fare. Questa andrà via, forse, bisogna vedere, perché se la cucina rimane col V è troppo piccola e quindi non c'è posto per le pentole, per niente, quindi, perché praticamente noi abbiamo il freezer, frigo, tutti i detersivi, forno, qua altre cose per, anche per il cane, cioè, insomma, pasta e cose varie per la colazione, qui c'è tu il sale, il pepe, tutte cose, quella piattaia. Quindi, e di qua invece c'è quei cassetti con le pentole e cose, altre cose varie, asciughini, fusaggi, insomma. Qui c'è le pentole e qui c'è la planetaria, quindi a noi questa qui ci fa molto comodo in realtà. Però adesso dobbiamo vedere un attimo come fare, amore mio, perché non so neanche come farlo, quindi adesso dobbiamo appunto andare a farci fare qualche preventivo e poi vediamo un attimo come fare. Comunque appunto, se vi può interessare il video su cosa c'è nella mia cucina, fatemelo sapere che ve lo faccio. Tra l'altro vi volevo far vedere una cosa. Sì, Marco è nel frattempo andato al lavoro. Comunque, altro c'è ancora la mia camicia del lavoro da stirare, che a me non mi riesce ovviamente a stirare, infatti la farò stirare a Marco. I suoi pantaloni che ancora non li ho fatti rimettere a posto, me li sono sfogliato. Comunque, volevo farvi vedere questo succo, è quello all'ace, è veramente, veramente buono. Tra l'altro, perché poi ora vi spiego perché devo bere i succhi, perché c'è un motivo specifico, non è così tanto per spizzo, ma c'è veramente un motivo. Tra l'altro, ieri abbiamo comprato anche questo della Santal, che tra l'altro questa è una nuova ricetta, nel senso che, allora, qui c'è arancia, carote e limone, ricca di vitamina A, C e... Qui invece c'è arancia rossa, pesca limone, ananas lime e pompelmo rosa. Quindi questa è una nuova ricetta, ancora devo assaggiare, però penso che sia buona. Comunque, guardate per l'inquadratura. Comunque, allora, il motivo per il quale io devo bere i succhi. Praticamente mi è venuto questa cosa alla bocca, che principalmente all'inizio era un herpes, perché andai appunto dal dottore a farmi dire che cos'era e mi disse che era un herpes e mi stavo venendo anche di qua. Però poi in realtà prendendo pasticche e crema non mi andava via, quindi ho cominciato a mangiare tanta verdura e poi ho visto appunto che stava migliorando, quindi ho detto ah vabbè, allora non è un herpes ma è appunto questa cosa di carenza di vitamine, calcio, queste cose insomma. E effettivamente ho notato anche appunto da quando mangio verdura e bevo succhi mi sta migliorando tanto, quindi ecco perché ho comprato tutti questi succhi. Tra l'altro in realtà c'era anche quello, frutti rossi, probabilmente a fine Marco, infatti poi lo ringrazierò per avermelo fatto assaggiare. Comunque, e niente, venerdì abbiamo una cena, poi il sabato un'altra, ieri abbiamo festeggiato il compleanno di mio suocero e niente, adesso il piccolino c'ha quasi 7 mesi, venerdì c'ha 7 mesi il nostro bambino, infatti mi sembra ieri che... Ora vi faccio vedere una foto di quando è il primo giorno che è venuto a casa e ora, però prima vi devo far vedere come sta. No vabbè, eccolo qua, vabbè, Zach, amore, ma guardate com'è, amore di mamma. Comunque, adesso lo vedete così gigante in sostanza, però adesso vi faccio vedere la foto di quando abbiamo portato
a casa il primo giorno, è veramente, veramente piccolissimo. Allora, vediamo un po' dov'è. È veramente piccolo. Questa è la foto di quando l'abbiamo portato a casa. Qui era proprio il primo giorno che è venuto a casa. E adesso, invece, è questa farina, è questo vitello amoroso. È veramente, veramente, è bravo. No. C'ha sempre ovviamente tutti i suoi attacchi di pazzia, ma quello penso un po' tutti. Scusate se vuoi il telefono, ma me ne vado. Tra l'altro nel frattempo. Comunque, stavo leggendo, scusatemi. E tra l'altro, no, ancora non ve lo posso dire. No, niente, intanto non è una cosa banalissima, cioè nel senso non è che sia. Tra l'altro sono mezzogiorno e ancora il corriere non è arrivato, quindi speriamo che arrivi, anche perché non abbiamo tanto mangiare per il cane, cioè ce l'ha per stasera, ma per domani non ce l'ha, quindi speriamo che arriva, perché sennò veramente siamo nella merda. Comunque, ecco, vabbè, ve la dico, tanto è non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, non è niente di tutto ciò, però vi voglio far vedere una cosa, perché tutti dicono che è buona, è da bere, tutti dicono che è buona, però in realtà a me non piace, cioè a me, in generale a me non piace, quindi, però io ve la faccio vedere lo stesso, perché qualcosa di, la bottiglia è bellissima, è una vodka comunque. Allora, è questa qua, la tiro giù almeno, vedete meglio. Allora, è questa qui, vodka Deus, si trova a vendere, è questa qui, con questo packaging qua, molto, mi piace molto questo, il disegno della bottiglia, si chiama Deus Vodka, e questa vodka qui, mi inquadro io così riesco a parlarvi, la fanno mio fratello e un suo amico, quindi chi di voi l'abbia assaggiata me lo faccio sapere, e mi faccio sapere se gli è piaciuta, se insomma fatemi sapere se vi è piaciuta, insomma se l'avete assaggiata. In sostanza volevo dirvi questo. Tra l'altro, non so se vi ricordate quando mi feci male al ginocchio, forse ve l'avevo raccontato, però se non ve l'avevo raccontato fatemelo sapere. Se vi interessa così ve lo racconto. Comunque, mi feci male al ginocchio l'anno scorso a sciare, appunto, e ogni volta che cambia il tempo mi fa male, ma ultimamente mi sta facendo male veramente tutti i giorni. Nonostante io non lavoro, ieri e oggi non lavoro, però mi fa comunque male, quindi non so perché. Se avete dei consigli, sto facendo ghiaccio, mi sto mettendo il ghiaccio, però se avete dei consigli fatemi sapere, perché mi fa veramente, veramente male. Allora, ecco, per il regolamento condominiale teoricamente le ringhiere non possono stare al di fuori della ringhiera, quindi l'abbiamo dovuto mettere dentro per quello che... dobbiamo comprare un'altra, perché appunto c'è il basilico, quindi, però guardate quanto queste cose sono già enormi, sono già veramente enormi, ma poi guardate quanto ne cresciuto veramente tanto, in alcuni punti no, tipo qui non è cresciuto, perché evidentemente Marco non ha messo i semi, però ce n'è quest'anno, si fa, che tra l'altro Marco dice, io faccio un testo buonissimo, sarà, per me è un testo come tutti, quindi voglio dire, tanto dov'era anche succo, per me è un testo come tutti, quindi voglio dire, non è che sia poi chissà che cosa, però Marco dice di sì, e vi saluta tra l'altro, comunque, che mi stavo dicendo?
Ah sì, e appunto quest'anno farò tanto, anche perché almeno così non stiamo a comprarlo. E in più vi volevo chiedere una cosa: se conoscete un programma buono per Windows, per l'editing, perché io ho provato diversi programmi, ma francamente non me ne sono garbati nessuno per il momento, quindi ho provato VideoPad, ho provato, cosa che avevo provato? Ah, Pinnacle, una cosa del genere, non mi ricordo come si chiama, e poi altro non mi ricordo, quindi sapete di... Se mi consigliate un programma editing mi fate veramente un piacere, io veramente non saprei quale, veramente non ne ho completamente idea. Tra l'altro martedì scorso, se non mi sbaglio, è venuto con la mia collega a cena, non che mia, a cena qui a casa, e ha portato un gioco per Zack, il canino, ovviamente gli ha portato questo. Questo qui, che sono quelli, ora lo faccio suonare e poi vedete che cosa succede. Ecco quello che succede quando suona il giochino. Ecco qua. Sei innamorato del giochino, amore? Sei innamoratissimo del giochino che gli hanno regalato. Non te lo do però, no. Tra l'altro è innamorato anche di questa chiave, questa qui, che è quella che sta qui all'angoliera, però l'abbiamo, cioè l'ho tolta perché ovviamente se no il cane me la mangiava. Appunto, come vi dicevo, Steel Sai è uno dei miei programmi preferiti, infatti eccolo qua, e non faccio altro che guardarlo. Tra l'altro, infatti, purtroppo, queste credo siano le repliche. Infatti io guardo sempre, se sai, la sera tardi, perché appunto purtroppo c'è a quell'ora, quindi. E nonostante vado a letto tardi e mi sveglio sempre presto la mattina, diciamo, tra virgolette, perché comunque vado a letto tardi. Poi dipende, certo, se lavoro o meno. Anche perché devo portare fuori il cane, quindi... Poi entro al lavoro, quindi appunto devo alzare presto lo stesso, quindi. E poi comunque avendo la casa, visto che conviviamo, devo comunque pulirla, fare altre cose, come è giusto che sia, in effetti, quindi se sai, adesso mi guardo se sai, poi dopo, ok, c'è due programmi, due puntate, poi c'è Criminal Minds. E oggi a casino tutto da sola, tutto il pomeriggio, perché Marco appunto fa oggi, fa il pomeriggio, questa settimana fa il pomeriggio. In più, vi volevo chiedere anche se mi potete consigliare un buon correttore per le occhiaie, perché quello che ho io effettivamente me ne copre abbastanza, però mi serve un correttore che me ne copre completamente, perché vedo questo contorno dell'occhio tutto nero, ma non so nemmeno perché ce l'ho. È già da diversi anni che ce l'ho, quindi non so neanche come fare per coprirlo, perché quel correttore appunto che vi ho detto che ho, me le copre sì, però non mi copre tanto abbastanza, quindi un correttore buono, che anche low cost, però che copre abbastanza le occhiaie, perché francamente, a parte ora non mi posso sporcare più di tanto mettere fondotinta quasi, perché c'ho questa cosa ancora alla bocca che non mi è andata via del tutto, quindi spero che mi vada via presto, perché francamente è veramente odioso averlo, veramente odioso. Comunque sto continuando il trattamento per i baffi qui sotto, devo dire che mi sono diminuiti veramente 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 tanto, adesso sto continuando, quindi speriamo. Tra l'altro mi serve anche un mouse per i computer, quelli con il filo, perché quello del computer non è che mi piaccia tanto, mi ci trovo male, ecco. Allora, ancora niente corriere, tra l'altro, infatti sono uscita per controllare, ma se ne parlo. Comunque,
tuona, ma guardate che panorama. C'è il sole ma tuona. Che panorama. Voilà, è arrivato anche il corriere, infatti è il fiatone. Comunque, quando chiudo la, quando ci diamo la porta d'ingresso, si apre il mobile qui, non so perché. Boh, vabbè, comunque. Adesso scopriamo insieme. Scopriamo insieme. Io so già cosa c'è, però. So che magari alcuni di voi non può interessare, però. Comunque. Vediamo. Ok. Anche perché voglio vedere se c'è tutto, perché l'ultima volta mancava un sacco. Allora, questa è la carta da mettere dentro loro. Questa. Qui c'è il foglio, del riepilogo dell'ordine. Allora, li abbiamo preso. Questi biscottini lì, che sono i suoi preferiti, e il latte, essendo cucciolo normale. Poi c'è il saccone, questo qui di Fabrizio, anche questo qua, quello apposta per lui, lo vedo sempre. E poi in più le abbiamo preso, questo giro, anche questo qui che è della Virtus, mentre questo, se riesco a tirarlo fuori perché è veramente pesante, mentre questo invece è della Cana. Il Puppy Large Bread, metto tutto dentro. Sai che sta anche più vento, tra l'altro? No, non ancora, ma quasi. Questa è la situazione adesso. Comunque, finalmente è arrivato il corriere. Speravo che arrivasse oggi. Infatti ve l'avevo detto prima. Pensavo di no. Però è stato sì, meno male. Veramente sì. Se no si era nella cassa senza mangiare, non aveva più mangiare poi. Quindi meno male mi sia arrivata. Adesso ci stiamo un po' così, poi sono Marco, ci pensa a lui. Ma se non voleva mangiare. Io nel frattempo, mentre stavo, arrivavo il corriere, stavo facendo l'end card per i video. Che poi non ve la faccio vedere. E poi la vedrete alla fine di ogni video. Ah, e poi qua di qua si vede di più. Guardate che tempo, veramente. A me piace veramente, veramente tanto questa casa qua. Questo giardino, questa qui, bellissima. Mi piace tanto. Forse se ve la faccio vedere dalla tipo, forse si capisce meglio. Aspetta, Zacca, ora torno, Forse si capisce leggermente. Sto sperando che parlo a bassa voce, perché sperando non ci sono i proprietari, perché sono casino. No. Niente sanno. Questo qui è il fuori di questo di sotto, infatti è bello anche questo. Ma questo di qua è ancora più bella, perché c'è tutto rosso anche. Comunque, veramente, veramente, veramente molto bella. Comunque adesso io finisco di fare le card e è arrivata la pappa per i miei amori. È arrivata la pappa per te, amore. L'occhio le ho fatto all'impacco, ma fra un po' glielo rifaccio, perché sta a me se mi stia peggiorando. Oddio, ora controllo. Già, vieni qua, amore. Questi biscotti, vi giuro, mi piacciono veramente, veramente tanto. Ma veramente, cioè, sono una cosa. Comunque, tra l'altro, il signorino, questo qui, che è nell'ombra, ha trovato anche la fidanzata, vero amore? È la canina di una ragazza. Amore, c'è la mammite oggi?
come tutti i giorni del resto. Chiaramente la ragazza, la fidanzata di Tucker, sta in queste case di qua, qua dietro. Cioè praticamente entri da qua giù e sta nella parte di là, però ha trovato la fidanzata e l'amichetto con cui giocare, anche se l'amichetto gli fa suoi molto, però però sono veramente adorabili. Comunque adesso mi metto a finire l'incazzo, che è meglio, se no non la finisco più. Bene, finita l'encard, cosa stai facendo te? Zac, cosa stai facendo? No, ragazzi, mi sto spaventando veramente tanto. Mi sto spaventando veramente tanto e lo devo portare dal veterinario. Amore. Zac. No, veramente mi sto spaventando, voi non sapete quanto. No, sul serio. Oh mio Dio. Io non so cosa fare, infatti ora chiamo Marco, gli chiedo qualcosa. Non so nemmeno io, veramente. Non apro più l'occhio. Io non so più cosa fare, amore. Ehi, guarda un po'. No, lui c'ha qualcosa all'occhio e veramente una cosa indescrivibile. Solo no. Mi sto spaventando veramente, veramente tanto. Adesso vediamo un po' come fare. Infatti non vedo l'ora che torna Marco. Sono 3:30, non vedo l'ora che torna, veramente. Mi sto spaventando. È impressionante quell'occhio. Allora, sono tornata a casa dal che sono stata dal veterinario, poi l'ho portato. E praticamente ha una ferita della cornea, se ho capito bene, quindi gli ha dato l'antinfiammatorio. Ora domattina dobbiamo riportarlo, quindi niente, per ora è così e poi si vedrà. Infatti mi sono spaventata anche tanto. Zac, vieni qua, vieni, mi sono spaventata veramente tanto. Comunque io vi saluto adesso, perché poi quando torno Marco mi voglio stare beata in pace con lui, con il nostro cucciolo, insomma. Visto che abbiamo preso un bello spavento, perché non apriva quest'occhio, quindi non si sapeva bene che diavolo aveva. Quindi, niente, vi mando un bacione enorme. Fatemi sapere appunto tutti i consigli, quello che avevo già detto oggi insomma in questo vlog. Adesso mi metto anche al montaggio, così vedo se riesco a farlo uscire domattina, visto che comunque domattina dobbiamo portarlo subito appena apre il veterinario, quindi per ora sembrerebbe meglio. Amore? Meglio l'occhietto? Per ora. E poi ha detto che non si deve stropicciare assolutamente l'occhio, non si deve grattare, non deve fare niente. Quindi niente, vi mando un altro enorme bacione, vi salutano anche il piccino e Marco, e ci vediamo al prossimo video, ciao!